Ciao amici e benvenuti a Shopping Compulsivo. Ciao ragazzi. Allora, sono di nuovo qui stasera con il buon Andrea. Salve. Scusate, mi rimetto gli occhiali che non vorrei illuminarmi di mezzo. Allora, sono qui stasera per fare l'unboxing e review di un prodotto che lui ancora non conosce, non sa. Mi rifiuto, ok. Allora, come dicevo, siamo qui per video recensire un prodotto che avete già visto voi nella descrizione, ma che lui ancora non ha visto. Io non lo so ancora, quindi ti metti alla mia destra gentilmente e arrivo fra un secondo. Noi aspettiamo. Tempo sereno, poco nuvoloso. Prevedibile. il tempo è sereno. Sereno, poco nuvoloso. No, è sereno. Alexa, com'è il tempo oggi? Scusa. Visto? Ovviamente. Il tempo è... Puoi tradurre? Si traduce con pirim in italiano. Ah, ok, pirim, ok. Allora, andiamo a vedere questo... Io sono curiosissimo. Ok. Qualcuno di voi... Beh, dammi la mano, tiralo fuori! No! No. Non lo vuoi tirare fuori? No! Aspetta che lo tiro io fuori, allora dai. Tutto da solo. È stato bravissimo. Allora, Amazon Warehouse, pacchettino non poco leggero. Stiamo parlando di un Segway Mini Light. Guarda un po' cosa ti sei inventato stavolta. Apriamo il pacchettino insieme, lo tiriamo fuori in questo modo. E apparentemente questo prodotto, esistono due tipologie di questo hoverboard, perché questo non è un hoverboard, è un Segway. Lasciatemi passare il termine. Esiste il Mini Light, e esiste il Mini Pro. Il Mini Light, forse lui, no, neanche lui, perché fino a 80 kg. No, ci siamo! No! 100 kg, piacere! 108, tanto piacere! Ecco appunto! Va bene, ok! Dai, ci proviamo, Stasera lo devo regalare! Abbiamo raccolto i soldi, togliamo un po' di scatoline, tiriamo fuori piano piano perché devo rimballarlo, perché è un regalo che dobbiamo fare. Questo qui è la parte più interessante. Origami, giusto? Nel senso che devo rigarlo. No, nel senso che non è origami. Origami. No, basta, ok. Però basta, questo è il numero che faccio stasera. Va bene. Oppure? Origami, oppure... Okay. Va bene. Regalami la macchina. No, vi prego. La mia macchina no. La macchina no. Abbiamo un problema. Secondo me finiamo su così. Arriva fuori, esce, sta uscendo! È uscito. Ok. Quanto pesa il bambino? C'è ancora qualche... No, non c'è nient'altro. Allora, questa qui la parcheggiamo. Aia! E mi ha preso il piede! E cosa dovevo prendere? Allora, qui abbiamo... Ok! Allora, chi l'ha comprato? Max payload 80 kg. Non è libre, vero? No, 176 libre. Va bene. 170, facciamo finta che fino a 176 kg regge, okay, no? Va bene. Vai. Ma lei quanto pesa? Aspetta. Io direi di evitare, togliamo qualcosa da qua prima che basta. Poi arriva qualcuno e mi mena. Lo poggiamo soltanto così un attimino, perché qui abbiamo un connettore da inserire che sarà ancora nella scatola. Quindi ci avviciniamo fra un attimo e lo guardiamo da vicino. Allora, lo possiamo vedere bene bene da vicino. Abbiamo il connettore dove adesso andremo a inserire la zampa. Lasciandomi passare il termine. Prego, prenda la zampa. Sì, avevo già notato con tanto dispiacere che
Amazon si è perso per strada il caricabatterie. Questa qui è la parte che si tiene in mezzo alle gambe. Infatti è morbida. Sì, ok. Si tiene lì e qui si inserisce. Ok. Andiamo ad aprire, non so se riuscite a vedere bene bene. Qui si inserisce le brugole. Aspetta che metto qua prima e inseriamo prima le brugoline. Il montaggio è molto semplice. La differenza fra questo e il Mini Pro è la batteria, e direi nulla di più, perché se la si va a vedere nel dettaglio, se ci si fa un po' di ricerche, risulta che la batteria è l'unica cosa che realmente differisce fra un modello e un altro. Questo lo sigilliamo per bene, lo finiamo di montare. Tiriamo fuori il telefono, tiriamo fuori anche lui e proviamo a configurarlo un attimino. Stasera, adesso devo anche rismontarlo stasera, perché devo fare questo regalo per un bimbo che fa il compleanno. Mi hanno chiesto di raccogliere i soldi per comprare questo qui. Io con l'occasione lo sto mostrando a voi, poi lo rinscatolo e lo diamo bimbo. Allora, rimettiamo anche la plastichetta qua, che mi renderà la vita molto più difficile dopo, e a questo punto lui è quasi totalmente montato. Allora, lo guardiamo un attimino nel dettaglio, perché mi sembra che la batteria qui non voglia collaborare. Oh, mamma mia, giriamolo! Ok, qui abbiamo il connettore per la batteria. Qui sotto, non so se riuscite a vedere anche voi, abbiamo le valvoline per gonfiare le gomme, perché le gomme si gonfiano. Non voglio aprire il libretto di istruzioni, mi rifiuto. In quanto maschio, mi rifiuto. Vabbè, boh, niente. Batteria è morta. Devo trovare un caricabatterie, metterlo a caricare e poi lo possiamo provare da vicino. Volevo soltanto farvi vedere dietro com'era. Pesa davvero tanto, 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 tanto. Qui possiamo leggere le informazioni sulla batteria, che è una 4300 mAh. Bello solido, un bel prodotto. Un bel signorino. Peccato che batteria, niente. Allora. Mettiamo un attimino inclinato in questo modo il signorino, così potete vedere meglio il pulsante di accensione, che non riuscivo a premere bene prima. Adesso possiamo vedere. Guardate com'è stabile. Non c'è modo di... Cioè, credetemi, non c'è modo di piegarlo involontariamente. È incredibile. Cioè, se io cerco di spingerlo, sì, lui va avanti, ma non si piega. Ed è una pedana ultra stabile, cioè c'è davvero da non crederci. Adesso bippa perché c'è la batteria un po' scarica, però io voglio andare a provare a collegarlo con il Bluetooth o col Wi-Fi. Andiamo a aprire un attimino l'applicazione loro. Credo che sia sempre questa qui, Mini Light. Dopo. Luce di stop, respiro colori e andiamo a vedere un attimino. Due luci alternanti. Abbiamo cambiato i colori. Qui possiamo anche andare a impostare i colori che vogliamo andare a fare alternare. Uno così e l'altro così. Andiamo a fare la polizia americana come al solito. Andiamo a vedere se ci sono anche grampeggianti. Modalità allarme 1. Eccolo là. Vi piace? Così arriva la polizia! That sound the police! The police speaking! Molto molto carino. Sì, vabbè, queste quattro luci. Andando nelle cose serie, se non sbaglio, il veicolo si poteva anche guidare con
il ricolleghiamoci dopo dice velocità, veicolo, le luci abbiamo già visto, limitato, perché si dice si trova in modalità limitata in quando non è stato ancora attivato, attivarlo ora, dopo. Ok, detto questo abbiamo visto il telefonino, mi ricordavo che si poteva anche guidare dal telefono, ma evidentemente o mi sbaglio oppure bisogna attivarlo. Io devo regalarlo stasera, quindi lascio che se lo attivi la persona che se lo acquista. Detto questo lo spengo subito, vedete che adesso già si muove, prima non si muoveva, lo poggio per terra e vediamo se ci facciamo male. Allora lo faccio girare di 360 gradi. No, non riesci a girare, è così, sì. Ma la moglie ci uccide, vabbè, andate in terra, vabbè, lo pulisco prima che arriva. Ok, vado? Piano piano. Non prendere la cosa che lì fai sinistra destra con quella barra, eh? Con le gambe dovresti... Bravo, così. Per causare ulteriore danno. Andiamo a provarlo sotto? Andiamo a provarlo sotto. Ok, siamo qui sotto, adesso andiamo un attimino ad accenderlo. Possiamo vedere come si muove facilmente da spento. Lo accendiamo, appena lo mettiamo in modalità verticale non abbiamo più modo di andare a inclinare. Aspetta un attimo. Noto con piacere che si riesce a prendere abbastanza facilmente confidenza, da che stavo cadendo completamente, mi stavo distruggendo. Sì. Ricordate che questo è un modello fatto per bambini, eh? Quindi nulla di che, cioè in teoria non doveva neanche riuscire a trasportarmi, però già adesso vedo che prendo confidenza. No, stai. Con la gamba sposto sinistra e destra, mi muovo. Eccoci qui, allora, vedete come è movibile in questo modo quando è spento, ma appena lo si va a accendere e lo si mette in modo verticale,
non c'è modo di andarlo a inclinare. Destra e sinistra è per girare destra e sinistra, avanti e dietro per andare avanti e dietro. Cosa ne pensate? Allora, vi ringrazio di nuovo per essere stati qui a supportarmi anche questa sera, anche su questa specie di hoverboard, bellissimo Segway, un pronipote del Segway, quello enorme che usa ancora la polizia americana. E adesso vado a regalarlo perché mi stanno aspettando le mamme, ma ne comprerò al più presto uno per me, di quelli più grandi, il Pro. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!